Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex Carson, ben ritrovati con questo video di integrazione alle patch delle nazionali perché ne abbiamo aggiunte. Avevamo alcuni slot ancora liberi, quindi siamo andati alla ricerca un po' di nazionali decadute, anche su ispirazione del nostro fan Simone Baldassarre che mi scrive tra l'altro nei commenti, quindi forse sarà contento di vedere quello che sta per vedere. Intanto abbiamo modificato l'Italia, abbiamo tolto praticamente, abbiamo trasferito Omar Sivori all'Argentina perché onestamente ha giocato più partite nell'Albiceleste che nella nostra nazionale. La nostra nazionale ha giocato solo 9 partite quando è stato naturalizzato italiano, meglio, giocava come oriundo, cioè tipo doppia nazionalità, e abbiamo praticamente svincolato Carrizo, quarto portiere dell'Argentina, che sinceramente in quell'Argentina lì non c'entra nulla. E allora andiamo a vedere perché adesso, come vedete, c'è Moreno. Faccio vedere alcuni giocatori perché mi è stato detto, magari è stato visto il video velocemente e magari certi giocatori non sono stati visti. Per esempio, adesso vado alla ricerca dei commenti, scusate, perché appunto magari è stato visto velocemente, giustamente o ingiustamente. Allora, ecco qui. Allora, nell'Argentina mi hanno detto: ma come fa a essere fuori Higuaín? No, Higuaín dovrebbe esserci, se non sbaglio, perché ci ho giocato. No, Higuaín non c'è. Higuaín non c'è, o forse sono io che. Dov'è posizione? Ecco, ok, ordine discendente. No, Higuaín non c'è, e ha ragione il nostro amico Antimo Pipita 89. Higuaín è vero, non c'è, però cioè, onestamente lo sostituiremo al limite con Hausmann. Penso di sì, penso che porteremo Higuaín qua. Anzi, io direi di sostituirlo adesso. E guardate come si fa. Onestamente, no, intanto teniamo Hausmann perché voglio la consulenza del nostro amico Simone Baldassarre. Marco Baldassarre, scusate, non Simone, scusa Marco. Per capire, Hausmann o Higuaín? Perché sono tutti, onestamente, sono tutti giocatori. Ecco, piuttosto Luque. Onestamente, io ne sostituirei uno di questi. Quindi chiedo a lui, che lui è l'esperto del calcio vintage. Abbiamo sostituito anche alcune facce. Per esempio, abbiamo sostituito la faccia di Ronaldo, questa secondo me è molto meglio, esattamente come quella di Pelé. Sto arrivando al piatto forte, ci sto arrivando. Andiamo all'Italia, anche l'Olanda, abbiamo sostituito alcune facce, poi capirete il perché, tipo quella di Van Basten, ora è questa che è perfetta praticamente. Con l'Italia stessa cosa, abbiamo sostituito alcune facce. Beh, Altobelli, oddio, beh, va bene così. Bobo Vieri, Bobo Vieri va bene così anche perché non ho una base su cui registrarlo. Paolo Rossi mi va bene così. Del Piero, Totti, Zola, Meazza, ci siamo. Ma eccola qua la novità. Praticamente, ok, la faccia non è proprio quella, ho cercato di metterlo il più possibile con la capigliatura almeno, poi cercheremo di modificarla, insomma. E Bruno Conti, praticamente vi spiegavo, trasferito Sivori all'Argentina dopo aver liberato lo slot di Carrizo, perché attenzione, massimo 40 giocatori può avere una rosa,
E abbiamo modificato Carriso in Bruno Conti. Ed eccolo qua. Abbiamo Bruno Conti che secondo me era l'anello mancante di questa nazionale, perché per il resto secondo me sono tutti meritano tutti di stare qui, quindi Zoff, Zenga, Buffon, i tre migliori portieri che abbiamo mai avuto a mio giudizio, eh. Ecco qua Bergomi nuovo, eccolo qua, praticamente perfetto. Come abbiamo fatto a sostituire certe basi? Voi vi chiederete. Semplicemente perché abbiamo scaricato gli ultimi slot disponibili delle squadre classiche e non sono qui, ma sono nella sezione Altre America Latina. E ragazzi, guardate cosa abbiamo. Le vecchie decadute, praticamente. La classica URSS, vecchia. E vedrete anche la divisa, che è fighissima, praticamente. Alcuni veramente non li conosco. Io conosco Arshavin, Blokhin, li conosco assolutamente. Zavarov, io da tifoso juventino non posso non ricordarmi Zavarov alla Juventus. Ma è quella Russia dell'88 che andò in finale con l'Olanda, se ben vi ricordate. Naturalmente i grandi portieri Yashin, quanto gli è andato? Giusto per 91, io gli avrei dato di più. Dassaev era un gran portierone negli anni 80. Secondo me manca Mikhailichenko, ex centrale della Sampdoria. Fu un periodo in cui arrivarono diversi russi a giocare in Italia. Sergei Aleinikov, che giocò nella Juventus, non era male Aleinikov, e poi anche nel Lecce. Abbiamo trovato l'Ungheria classica, caro il mio Baldassarre, però secondo me manca Kubala. È possibile che manchi Kubala, a meno che, scusate, io vado adesso su Wikipedia perché non mi sono tanto documentato, però ho paura che Kubala sia ungherese e manchi. Laszlo Kubala, a meno. Ah, no, è ceco. Porca miseria, Repubblica Ceca. Di origine slovacca. Ah, fu nazionale di Ungheria. Vedi che è questa cosa qua, Ungheria. Con l'Ungheria quante presenze ha? 3, con la Cecoslovacchia 6, con la Spagna 19. Vuoi vedere che nella Spagna non me ne sono accorto? Se hanno fatto le cose fatte bene? No, non c'è. Non c'è, assolutamente non c'è. Vabbè, manca Kubala comunque. Pensavo fosse ungherese Kubala, no? Perché lo vedevo nel Barcellona, pensavo fosse ungherese. Ecco la grande nobile decaduta, la Jugoslavia. Praticamente Edin Dzeko lo hanno buttato nella Jugoslavia. Secondo me non ci sta, però va bene così, dai, va bene così. Come abbiamo fatto a copiare certe basi? Ora li guardate così perché ho voluto giusto scaricarli per esempio, secondo me qui mancano molti giocatori, però ci proveremo ad importarne alcuni. Praticamente da queste quattro selezioni: Europa, America, Asia e Africa. Praticamente la pace arriva da Ale 84, è un canale che io seguo, e praticamente le quattro selezioni migliori, e da qui praticamente ho preso le facce principali le ho prese qui, quindi quella di Bergomi, quella di ecco, andiamo a modificare invece quella di guardate, lo facciamo proprio in diretta. Perché c'è una faccia che a me non piace, che è quella di Rummenigge. Ah no, è giusta quella di Rummenigge. Ok, perfetto, a posto, non parlo più, non parlo più. Ecco qua, questo è quanto. Quindi abbiamo trovato alcune nobili decadute, come l'URSS, l'Ungheria, la Jugoslavia, giusto per integrare, perché secondo me ci stavano, perché l'Ungheria ha un grande trascorso degli anni 50-60. Ha inventato il cosiddetto sistema VM. Io mi ricordo che venne riprodotta in un film la battuta di un allenatore ungherese, della nazionale ungherese, che dice, quando gli dicevano: ma non è troppo offensivo come
schema di gioco per il calcio e lui disse: ricordatevi che non conta subire i gol, ma conta farne uno in più dell'avversario. L'Ungheria, dal punto di vista tattico, fece una svolta enorme. Ci sono sempre questi pionieri del calcio che poi sviluppano nuovi sistemi di gioco. Andiamo a farci una partita. Andiamo a farci una partita e andiamo a farla proprio tra le due nobili decadute, ovvero io farei la partita Russia contro Jugoslavia. Attenzione, perché spesso mi dicono, l'ho letto su un commento per quanto riguarda la patch di Oli e Benji, ma alle amichevoli sono tutti sballati, non li trovo. Ragazzi, come vedete, Europe Classic, America Classic, guardate i valori delle squadre, sono bassissimi. Allora, c'è un sotto lì, non finirò mai di dirvelo, schiacciate R3 se avete la PS4 o il tasto corrispondente se avete il PC. Di aggiornamento live, no, guardate come per miracolo, eccoli qua i valori, eccoli qua i valori. E io direi di fare, ma sono anch'io indeciso, però ragazzi, io scelgo, facciamo un bel URSS Jugoslavia tra le vecchie decadute. Andiamo a vedere come gioca l'URSS. Attenzione. Per esempio, ci sono alcuni giocatori che io assolutamente non conosco, quindi. Una cosa è certa, io voglio Belanov in campo, assolutamente sì. Andrei Arshavin, assolutamente sì. Perché Arshavin era fortissimo. E vabbè, mettiamo questo Kislenko, che non so chi sia. Vedi, c'è da mettere a posto gli schemi, perché appunto. Naturalmente Sergei Aleinikov. Beh, non lo possono fare centrale difensivo. No, beh, Lovcev assolutamente sì. Beh, a sto punto io direi di. Ecco qua, perfetto, perfetto, ci siamo. La giochiamo così, io non li conosco, quindi ragazzi, se avete qualche dritta sulla Russia, sull'URSS. Ci siamo. Guardate invece la Jugoslavia che gioca con Savicevic, Milutinovic e Dzeko davanti. Mihajlovic terzino sinistro. Attenzione. E Predrag Mijatovic in panca. Eccoli qua. Secondo me manca Shevchenko qui. No, ma Shevchenko era già ucraina, quindi. Era già ucraina. Naturalmente voglio terzini alti. Rotazione Ani. Contropiede, affidato a lui. Naturalmente Gegenpressing. Questa in un certo senso è la. Va che figa la divisa della Jugoslavia, che figa veramente. L'URSS fece un europeo dell'88 pazzesco, tra l'altro nell'europeo 88 fu nel girone dell'Olanda, che poi perse in finale e batté l'Olanda 1-0. Questo me lo ricordo alla perfezione. Eccoci qua, Stadio Scorpiao. Tra l'altro, intanto vi dico una cosa, se decidete di importare la patch appunto di Ale 84 con la Russia e tutto il resto, non vi importa la divisa e non vi importa nemmeno lo stemma, dovrete fare le cose manualmente, ve lo dico già. Non so per quale X motivo, ma è così il discorso. Intanto vediamo Oleg Blokhin che era il gran. Praticamente.
All'epoca, se non sbaglio, rischiò di vincere il pallone d'oro. Era in lizza per il pallone d'oro. Naturalmente la Russia attirò gli sguardi di tanti osservatori sui loro giocatori, uno su tutti, Alexander Zavarov, detto Sasha Zavarov, trequartista molto forte, secondo me. Il primo anno alla Juventus non fu un granché. Ma è complice anche il fatto che la stagione russa era praticamente sul finire, e perché all'epoca il campionato russo si giocava praticamente da marzo, mi pare, a settembre, se non sbaglio, una cosa del genere, nel periodo insomma estivo, proprio perché in inverno giocare in Russia è abbastanza improbabile. Adesso invece si sono adattati al nostro, tra virgolette, calendario con pausa invernale, perché naturalmente fanno la pausa invernale proprio per un motivo climatico. E arrivò Zavarov, me lo ricorderò sempre, sia Zavarov, mentre Aleinikov, bene o male, faceva il suo lavoro sporco, Zavarov nella Juventus dell'89-90 fece una stagione veramente brutta, ma complice anche l'adattamento, insomma, un russo che arriva in Italia, ex ancora si parla di una Unione Sovietica che stava guardando al mondo occidentale. Ora non entriamo in politica, lasciamo perdere. Comunque, insomma, il primo anno di Zavarov non fu sto granché. L'anno dopo, invece, Zavarov fece una bella stagione, tutto sommato. Poi mi pare tornò in Russia, se non sbaglio. Erano tutti quell'URSS dell'88, non mi ricordo l'allenatore, ce l'ho sulla punta della lingua. Erano praticamente il blocco della Dinamo Kiev. Forse vedrete certi giocatori quando faremo la Master League con la Dinamo Kiev classica, li vedrete lì perché erano il blocco praticamente di quella nazionale. In più, se importate queste squadre, andate a mettere a posto i numeri perché erano veramente sballati. Ma quello appunto è il meno. Oleg Blokhin aveva un sinistro. Io mi ricordo un suo gol d'esterno proprio con la Dinamo Kiev, proprio da quella posizione lì. E fu pazzesco, proprio perché il calcio russo venne fuori così all'improvviso con una qualità non indifferente. L'allenatore era Lobanovsky, eccolo qua, adesso me lo ricordo benissimo. Valery Lobanovsky, allenatore della Dinamo Kiev era, e allenatore anche della Russia, o meglio dell'Unione Sovietica. Attenzione perché Dinjeko ci infila, ma lì abbiamo, ragazzi, lì non abbiamo un portiere qualunque, lì abbiamo Lev Yashin. Non mi ricordo, e qui mi sa che deve intervenire tra i commenti Marco Baldassarre, che lui è espertissimo del calcio vintage, che record ha detenuto Lev Yashin, se non sbaglio ha detenuto un record, ma non mi va adesso di andare su Wikipedia a vedere, vedrò poi a fine partita. Attenzione perché la Russia se ne va. Guarda che libero che è. Ma chi è che è in porta? Dejan Savicevic per Edin Dzeko.
Igor Belanov. Se non sbaglio, si contese lui il titolo di capocannoniere dell'Europeo 88 con Marco Van Basten. Poi non so se Belanov andò a giocare all'estero, perché era una punta prolifica molto importante, però appunto parliamo, no, vogliamo prenderla sta palla dell'88. Vediamo se c'è tra i presenti chi mi segue nei miei video, se nell'88 eravate nati o meno. L'88 resta l'europeo dell'Olanda, della famosa Olanda dei tre, di Rijkaard, Van Basten e Gullit, con il mega gol di Van Basten nella finale con l'Unione Sovietica. Resterà negli annali quel gol. Lovchev intanto fa fallo su, non ho visto chi, Yusufi, è possibile? No, Milutinovic. Mi piacciono questi numeri enormi. Mi piacciono questi numeri enormi. Sento aria di rigori però, non so perché sento aria di rigori. Attenzione, Alexander Zavarov. Porca miseria, il loro portiere prende tutto praticamente. Levi Yashin, se non sbaglio, passava la storia perché aveva le braccia lunghissime. È possibile? Olev blocking intanto, niente da fare. Vidic, Stankovic, Stojkovic, tutti forti. Se poi ci mettiamo insieme i croati che giocarono con quella Jugoslavia, scusate lo sbadiglio, tipo Prosinecki per esempio giocò, mi pare, anche con la Jugoslavia, forse anche Boban ci giocò. Beh, insomma, viene fuori uno squadrone. Se mettiamo insieme le tre repubbliche, Serbia, Croazia, Bosnia e anche la Slovenia, quindi le quattro grosse, cioè verrebbe fuori uno squadrone, verrebbe fuori il Brasile dei Balcani. Susic entra. Ah, peccato, forse è angolo, sì, infatti. Calcio d'angolo. Niente, Oblak in porta, portiere dell'Atletico Madrid. Che ci fa Oblak qui? Vabbè, lasciamolo, dai. Sono un po' in silenzio perché sono un po' concentrato, perché secondo me Miralem Pjanic. Secondo me la partita può essere decisa o da un episodio, peccato, da un episodio a favore o sfavore, cioè la classica partita da 1-0, no? Non so chi sia Sekularac, onestamente, e qui veramente vado in aiuto di chi ne sa più di me, soprattutto sul calcio balcanico, perché... Ci siamo, ok.
Niente, non riusciamo mica a sfondare, eh. Non riesco a capire se quel Milutinovic è l'ex allenatore Bora. Yashin. Ah, peccato. Andrei Arshavin, grande talento, eh. Sento odore di calci di rigore, ragazzi, non so perché. Yashin le prende tutte. Oblak. Grande deviazione di Belanov, proprio la classica spizzata, no? Però è il classico colpo di testa che può rompere le palle, no? Lì andava fuori, secondo me. No, cioè, dai. Oddio, la palla ce l'avevo io. No, cazzo. Stavano per capitolare. No! Stavo già per esultare col gol di Kislenko. Loro tendono tutto per tutto. Gli sono andato addosso, tutto bene, dice l'arbitro. Va bene così. No, 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 no. Gol di Vukaš proprio a 30 secondi dalla fine. Fammi vedere dov'è l'errore. L'errore è stato uscire. Cazzarola. Tutti su, tutti su. Non ci credo. L'ha presa. Abbiamo costruito una palla gol in 10 secondi. Oblak sta parando tutto praticamente. C'è anche Yashin in area di rigore, occhio. Aia, siamo scoperti. Finisce così, vince la Jugoslavia. L'avevo detto che era una partita da 1-0. L'avevo detto che era una partita da 1-0. Naturalmente Oblak il migliore in campo, ha parato tutti i bombardamenti che vogliamo fare. Voglio giusto vedere le statistiche per capire e chi è il migliore in campo. Oblak. Ragazzi, ci rivediamo. Non so, ho in mente di fare una coppa. Vediamo, vediamo cosa mi gira. Intanto, grazie a tutti di avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi.